Gianni Morandi, nel nuovo album, un pezzo scritto da Ligabue. Così come aveva annunciato sulla sua seguitissima pagina Facebook, Gianni Morandi sta preparando l'uscita di un nuovo album di inediti, D'amore di D'autore. Intanto, venerdì 6 ottobre, sarà in rotazione sulle radio il primo singolo tratto dall'album, Dobbiamo fare luce, scritta da Luciano Ligabue. Tanti autori prestigiosi per il nuovo disco di Morandi. Il rocker di Correggio ha scritto un pezzo che è stato definito un brano che resta nelle orecchie al primo ascolto. L'interpretazione di Gianni Morandi è energica, autentica e porta la voce in una dimensione nuova, pur rimanendo fedele al mondo d'autore del disco a cui il brano apre le porte. Ligabue non è l'unica firma prestigiosa a cui Morandi ha chiesto di scrivere un brano per il suo 40 grado album di inediti, D'amore di D'autore contiene brani scritti da Elisa, Ivano Fossati, Giuliano Sangiorgi, Ermal Meta, Levante, Paolo Simoni e Tommaso Paradiso del Te Giornalisti. Dobbiamo fare luce sarà accompagnato da un videoclip che il cantante ha realizzato a Viterbo, con la partecipazione di Alessandra Mastronardi e Matteo Martari. L'album arriva a 4 anni di distanza dall'ultimo disco in studio del cantante di Mondidoro, Bisogna vivere. Un tour in primavera per Gianni Morandi. D'amore di D'autore uscirà il prossimo 17 novembre e sarà seguito da un tour nei Palasport, che partirà il 24 febbraio 2018 dall'Ards Stadium di Rimini. Gli altri concerti saranno il 24 febbraio al Pala Giordi Montichiari, BS, il 28 febbraio alla Zoppa Sarena di Conegliano, TV, il 2 marzo all'Ards Stadium di Genova. Il 3 marzo al Pala Alpi Tour di Torino, il 5 marzo al Mandela Forum di Firenze, il 10 marzo al Pala Lottomatica di Roma, il 12 marzo al Pala Sele di Eboli, SA, il 15 marzo al Pala Sport di Reggio Calabria, il 17 marzo ad Acireale, al Pala Art Hotel, il 19 marzo al Pala Florio di Bari, il 21 marzo al Pala Prometeo di Ancona, il 22 marzo alla Chioene Arena di Padova, il 24 marzo all'Unipol Arena di Bologna e il 28 marzo al Mediolanum Forum di Milano. Ormai Gianni Morandi sembra essere a suo agio con i giovani e gli idoli delle nuove generazioni. Dopo il grande successo di Volare con Fabio Rovazzi, il cui video è arrivato a oltre 80 milioni di visualizzazioni, Gianni ha intonato i versi di Senza pagare di Fedez e Lunga Axe, in occasione dell'evento di RTL 102.5 Power Hits 2017. Morandi ha dimostrato ancora una volta di essere al passo coi tempi, riuscendo a entrare nel cuore di ben 3 generazioni. Grazie a una seguitissima pagina Facebook con circa 2,5 milioni di follower Morandi dialoga quotidianamente con il suo pubblico, mostrandosi anche in momenti di vita privata e, soprattutto, rispondendo alle domande dei fan. Anche le notizie sull'ultimo singolo e sul nuovo album sono state date dal cantante attraverso i social, di cui non riesce più a fare a meno. Lo scorso 1 grado ottobre, in occasione della visita di Papa Francesco a Bologna, Morandi si è esibito in Piazza Maggiore e poi ha avuto il privilegio di stringere la mano al pontefice,